Ehi la ciurma, io sono Mazzetese e benvenuti in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Ci siamo lasciati in guerra con la Macedonia, una guerra stravinta in questo momento perché, tra l'altro, Cos loro si sono messi qua alla grande a conquistare tutto. Potrei lasciare qualcosina a Cos? No, è un po' un casino se lascio Cos. È proprio un po' un casino se lascio Cos perché di sicuro qualcuno dichiara la guerra al mio vassallo mentre io sono in giro, quindi devo andare per lì. È un bel pasticcio. Allora, vorrei prendermi isolette e isoline. Crisi in traccia va bene. Speriamo che facciano grandi casini. Là in traccia, lì Delfi. No, aspetta, tu vai qua sotto. Chi se ne frega di quella roba là? Scusami. Ah, sono i barbari là, ok. Barbarians defeated. Questi teniamoli qua, magari, eh. Visto che li abbiamo guadagnati così e. Sì, comunque è parecchio positivo, buono. Cioè, stiamo perdendo parecchio manpower, però. Cioè, ci sta con tutto quello che abbiamo affrontato di battaglie, di situazioni scomode. Dovrei dichiarare guerra anche a Megalopolis, comunque. Niente, sto picchiando la Macedonia perché così almeno non devo entrarci in guerra di nuovo. Adesso mi sa che tutto quello che avrei avuto bisogno di prendere me lo sono preso più o meno, se arrivo fin laggiù mi sa che parecchio ce l'ho. Allora, vediamo un attimo cosa mi darebbero. Facciamo un attimo un shoot for peace. Oh, dammi anche questa roba qua. Questa roba. Questo, le isolette del manga qua sotto. Sì, ma ascolta, facciamo una roba. Tutto quello che puoi, più anche le sfuse. Ci sono delle robe sfuse? No, mi sa di no. Oh, voglio ancora questo, quindi sa basta, perché ci sono altre robe rosse in giro. Ma queste no. No, questa non la voglio, scusami. Ma quella è della Frisia, quindi no. Qua c'è. Ci sono delle isole per caso qua ancora da prendere? No. C'è l'Alicarnasso, ma non voglio. L'Alicarnasso potrei lasciarlo a Rodi, eh? Ma mi dà tantissimo l'Alicarnasso di. Vabbè, 28. Potrei quasi lasciarlo a Alicarnasso a Rodi. C'è un, è una zona molto ricca a Alicarnasso. Oh, io voglio ancora questo. E poi direi che possiamo anche fermarci con un confine così alto, insomma. O prendere questo che li spezza in due. Spezzarli ulteriormente non serve male, prendere magari questi qua. È vero che già così ci prendiamo un botto di aggressive expansion, eh? Però l'ami ha un forte. Scusa. No. Però non voglio neanche che la traccia venga troppo in giù. Oh, voi andate là, nel dubbio. Adesso vediamo un po'. E qua Alicarnasso trasferisco l'occupazione a Rodi. Chi è qua? Cos? 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 Mi dà del aggressive expansion se la do a Cos. Alicarnasso su Cos. Mi sembra una cosa molto onesta far espandere un pochettino Cos, perché tanto è un mio vassallo, Cos.
Poi ci sarebbe un buon rincicimento mio. Ma no, non spezziamolo in due, sarebbe un po' scomodo. Piuttosto che andare là, andate qua a prendere questa, che quella mi serve. Sono arrivati questi 22.000? No, non ancora. Voi, vi voglio mandare qua. Perché quella guerra la dobbiamo fare. Ok, questa l'abbiamo presa. Questi stanno rimuovendo in giù, quindi io direi che nel dubbio qua retrocedo un minimo. Tanto questa non aveva intenzione di prendercela. Ok, voi riunitevi là. Aiaia, mi sa che mi pizzicano, mi sa che mi pizzicano. Voi scendete in giù. Che è successo? Ha fatto un omicidio. Chi è questo? Governatore dell'Alto Egitto. Devo mettere un altro governatore dell'Alto Egitto, mi spiace, ma questo non mi è leale, però. Allora, mettiamo questo che ha solo 5, ma almeno mi è leale. Quasi quasi una famiglia me la devo tenere comunque, perché qua non è che se abbiamo poi così tanta gente. Date in là, please. Ah, quelli sono dei mercenari che si sono comprati in mente. Vaffanbrodo. Sono passati dei mesi. Posso mettere quello? Questo è già a livello 6, vero? Sì. Questo però a livello 4 posso mettercene uno. No, c'è questo che fa schifo perché non mi è reale. Scusami, posso. Ma questo è mio figlio e non mi è reale. Ma porca miseria! Ah, perché è un pretendente che. No, 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 momento. Oh, wow. Allora, facciamo che dichiara la guerra qua. Qua posso cambiare generale, posso solo mettermi figlio, ma non lo voglio. Cribbio, cribbio, cribbio. Vabbè, ok. La stiamo vincendo, se non altro. Speriamo. Adesso arrivano gli altri. Vaffanbrodo, vaffanbrodo, vaffanbrodo. No, non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo. È persa. Riusciamo a pizzicarne un paio, eh? A questi forse sì. 10 novembre, noi arriviamo al 10 novembre. Al pelo, forse. No. Se riuscissimo a prendere questo assedio, almeno.
Oh. Morto il governatore della Laconia. Non abbiamo più gente qua. Mettiamo un grebo così almeno sono contenti. Però è molto corrotto qua. Potrebbe essere che presto abbiamo una pace, no? Oh, alleati, mi spiace, stavo cercando di pizzicare gli altri. Chi sono questi? Andros? Chi è Andros? Non so neanche chi sono più chi sono i miei alleati. Ce la facciamo a prendere quell'assedio prima che gli altri mi prendano appello? Non ho abbastanza truppe per tutta questa roba. Voi muovetevi su per piacere. Oh niente, è un pasticcio unico. Ce la fate a pizzicarli? 30 marzo, 5 aprile, sì che li pizzichiamo. Andate, andate, andate. Vabbè, non era più necessario, vabbè. Ok, così almeno con gli altri possiamo andare a muoverci un po'. Cosa ho cercato di fare? Wei, 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 wei. Cari miei. Prendete sto assedio, porca miseria. Che qua mi stanno spezzando tutto il fronte. What? Oh santi nomi, la traccia. 89 coorti. Mareu. Che il governatore della Sud Fenicia. Non ho più gente. Ho bisogno di altre famiglie, per Plesi. Cosa sta succedendo qua sotto? Acaria Mediterranea? The fuck? Oddio, cos'è successo alla Frigia? Ok, la Frigia non esiste più, ma la Tracia sta diventando bella cicciona. Senti, muoviamoci là che quasi quasi ci conviene prendere tutto il confine fino alla Tracia. Allora, facciamo pace con Megalopoli intanto. Prendiamo. Prendiamoli tutti, dai. Oh, senti, cari amici miei. Mi dareste tutto? Sembra di sì. Se tolgo un braccio, scende di uno, ma vabbè. E questo a cos.
me sembra molto onesto. Ah, vale più di 112. Ok, allora no. Se tolgo un braccio, 109. Ah, questo non me lo conta. Eh no, non me lo conta perché se lo stanno prendendo loro. Vabbè, allora, muoviamo queste truppe, sarà ancora un po' lunga, ma oddio, siamo una faraonessa. Tra l'altro con pessime doti, sembra, al momento. Come sei messa? Popolarità non è tantissima. Come? Non è sposata? Cavolo. Cavolo, io ho 36 anni e non sono sposata. Mareo. Ah, quelli si stanno spostando? Vabbè, io ci vado contro comunque. Nel dubbio, perché qua dobbiamo prendere. Ma vado dai. Spero che l'amicizia ci possa essere utile. Come 20 legittimità? No, per piacere. Non so chi sia Tamud, ma mi sa che è quello sotto in Arabia. Eh sì. Han preso mia figlia, porca miseria. Niente, dovremmo dichiarare presto una guerra contro il Tamud. Cioè, mia figlia e mia sorella, tipo. Allora, io vorrei fare la pace per non continuare qua a rincorrerci come degli scemi. Questo me lo dà, gli altri non me li dà e vada. 110? Come noi ci stiamo comunque? Non vorrei togliere però quello dodecascoinos. E vada così, mi sembra la cosa più onesta. E puoi dare dei soldi? No, così sono troppi. Quanto sei soldi? Va bene, vada. Conquista di Atene. La grande città di Atene è finalmente caduta nelle nostre mani. Cioè, sotto le nostre truppe, quindi adesso nelle nostre mani. Atene era una delle due principali potenze nella guerra del Peloponneso, come anche a capo della Lega di Atene e uno di quelli che ha penato contro l'oppressione dei persiani.
Era un centro di filosofi conosciuto in tutta Grecia, e in particolare per la democrazia, il processo democratico nella loro città-stato. Dopo che i Macedoni, Atene ha spesso avuto difficoltà per riguadagnare il potere e l'indipendenza. Con la città sotto il nostro controllo, i nostri uomini, i consiglieri, pensano a come dovremmo trattare il nostro nemico. Ci sono state persone che chiedono di saccheggiare la città e distruggerla al suolo e portare tutto quello che va di valore, ad Alessandria. No, la casa dei filosofi non sarà toccata. La Macedonia è praticamente decimata da questa nostra guerra di espansione. Sono davvero molto orgoglioso di come è andata e sono certo che sarà davvero una buona situazione questa d'ora in poi. Credo che in questo momento ci poniamo come una delle potenze a livello mondiale, qua contro il Dodecascone, il nostro vassallo, quindi Roma, Mauria e Taulantia. Taulantia si è espansa parecchio contro la Macedonia e presto dovremo andare contro Tracia e Taulantia, ma quello che ora ci preme è di punire Tamud per quello che ci ha causato. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti, buona giornata.